Grazie Presidente, onorevole Ministro. Stiamo ai fatti stretti. GKN, multinazionale della componentistica auto, acquisita da un fondo finanziario, licenzia circa 450 dipendenti allo stabilimento di Campi Bisenzio con una mail. Da domani, ciao. Loro dicono è il mercato, il sindacato risponde volete andarvene dove più vi conviene. In Toscana, per la storia industriale della Toscana, un precedente che brucia, una fiammata, come si dice in dialetto. Tavolo al Mise, la proprietà, diciamo così, conferma, chiusura. Si tratta solo di definire il quanto per i lavoratori messi in mezzo alla strada, strano concetto di automotive. Altri stabilimenti GKN in Italia pare addirittura investano, a Campi non più. Ero in Santa Croce l'altro giorno, una manifestazione poderosa, dura. Non tirava un buon clima, Ministro. Se li conosco, quelle lavoratrici e quei lavoratori resteranno lì. Sarà una lunga guerra, non una battaglia. Come intende attivarsi concretamente il governo? Recita la nostra interrogazione per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento di Campi e salvaguardarne l'occupazione. In altre parole, Ministro, come ne usciamo? Perché dobbiamo uscirne. La ringrazio. Presidente, grazie Ministro, anche se avremmo avuto piacere di aver qui il Ministro Giorgetti. Io la ringrazio per la risposta. Noi eravamo in quella piazza con i lavoratori lunedì mattina. Era una piazza importante con una grande presenza istituzionale a partire dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, e dai lavoratori sono arrivati messaggi molto chiari. Rabbia, tanta, dignità, moltissima e tanta, tanta determinazione, ma anche fiducia nelle istituzioni democratiche che erano presenti. Ecco, noi oggi, Ministro, non la possiamo tradire quella fiducia. Tocca a noi, al Governo, quota parte, ovviamente al Parlamento, perché vede la storia di questa azienda, o meglio di questo fondo che detiene la GKN. Ci racconta di un processo di finanziarizzazione dell'economia reale assolutamente distruttivo, che non produce niente, né posti di lavoro, né futuro, nulla. Solo utili da investire nel prossimo segmento remunerativo. È vero, c'è un tema automotive che non riguarda solo questa realtà, ma la storia qui è un'altra, è la storia di un fondo che mobilita i suoi titoli guadagnando 25 milioni in poco più di un mese, una cifra molto superiore al costo di un anno intero delle retribuzioni dei 422 lavoratori. E allora io penso che in un paese civile che sta scommettendo sulla sua ripartenza con risorse così poderose e così importanti non può accettare tutto questo. E noi dobbiamo pretendere che a quel tavolo, come lei diceva, i vertici dell'azienda si presentino, dialoghino con l'istituzione e con le rappresentanze. Però, come Partito Democratico, noi chiediamo anche altro al Governo. E chiediamo al Governo, al Presidente Draghi, di intervenire sulle norme, a partire da quei 75 giorni che sono veramente pochi, ma anche aprendo una discussione in Europa sul tema delocalizzazione multinazionali. Anche sulla tassazione dei giganti del web, questa partita sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi io credo che dobbiamo provarci. So bene che è in Concluda. complesso, ho finito, Presidente, però lo dobbiamo ai tanti lavoratori oggetto di questa stagione di cannibalismo finanziario, lo dobbiamo alla next generation del nostro paese, perché una parte di quella Deve next concludere. generation è data dai figli di questi lavoratori e lavoratrici. Grazie.